Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, avete letto bene dal titolo, ho deciso di rompere Iconica, ma vi spiego il perché. Io odio rompere i trucchi, è una cosa che proprio mi dà un sacco fastidio fare e mi viene l'ansia soltanto a pensarci. Però Iconica era completamente sporca e nelle clip successive lo vedrete, perché la utilizzo veramente tantissimo, soprattutto a livello professionale, e mi piace tantissimo. Quindi cosa ho fatto? Ho deciso di depottarla, ed è stato molto difficile, in un'altra palette. Quindi vi lascio alle clip dove depotto Iconica, dove sclero, perché è veramente uno sclero assurdo fare una cosa del genere, e noi ci vediamo alla fine del video. Ok, eccomi qua. Allora, ho pulito la palettina, ho tolto tutti gli ombretti e farbe che c'erano sopra e che andrò a rimettere. E spatola alla mano, sto tentando di toglierli, ma non capisco come diamine fare. Da dietro non c'è niente, tipo per spingerli. E non vorrei rompere il cartone, anche se però il cartone, una volta aver depottato tutto, non mi serve, quindi mi sa che l'unica cosa è effettivamente rompere il cartone da dietro e spingere gli ombretti. Non volevo romperlo. Paura di romperlo, no, non mi piace rompere i trucchi. Ce la posso fare così. Perché è troppo, pensavo fosse più sottile, invece è ancora troppo spessa. Aiuto, cosa posso usare? Niente, devo per forza rompere, ragazzi. Penso proprio che io debba rompere tutto quanto. Perché rischio di rompere gli ombretti, se no. È per la tua professione, è per la tua professione, è per la tua professione. Scusami, Cosma e Fai. Scusami, Iconica. Che bello che non riesco neanche a romperli. Nessuno ha un'altra Iconica, quindi potrei tipo dare questa qua a lei, che è tutta sporca, e prendermi quella lì nuova. Ma non me la darebbe mai, e quindi devo rompere la mia. È durissima. Beh, Cosma e Fai, l'avete incollata molto bene, direi. Sombretto qua fa una brutta fine. Ce la posso fare, ce la sto facendo. Sentite il rumore. Mi è venuto l'infarto. Ragazzi, è successo. È successo. Ho rotto Iconica. Dai, era quello che volevi. Ora dovrei togliere tipo sto cartone, ma non dovrebbe essere difficile adesso. Invece è difficile. Pensate un po', se io tolgo tutta sta cosina trasparente me la pulisce, cioè guardate, togliendo sta cosina si pulisce Iconica. A saperlo prima magari, guardate. Vabbè, adesso devo capire come procedere. Forse ho trovato il metodo, perché qua tipo c'è. Ma perché si attaccano gli ombretti? Qua c'è tipo una fessura, vedete? Quindi io devo staccare sta fessura e spingere al cartone. Sta uscendo. Ok, devo toglierlo anche di là. No, perché di lato non c'è niente. Devo alzare tutta sta plastica intorno, allora. Io pensavo fosse più facile. Ok, e adesso dovrebbe essere semplicissimo. Mi sembra di star facendo un'operazione chirurgica. Ok. No.
perché non era vero. Ah, però adesso posso rompere da qui. Yes, era un po' così. Ok, ce l'ho fatta. Ma solo a me sta piangendo il cuore fortissimo. Adesso non vorrei che non si stacchino. No raga, se non si staccano io mi metto a piangere. Ok, con un po' di fatica si staccano. Ok, vabbè, lo metto qua. Ok, beh, devo dire che ce la sto facendo, anche se non pensavo fosse così dura. Così oggi scopriamo come sono fatti i trucchi. Da tutti, guardate il casino. Allora, adesso devo riempire la palette, quindi metto prima le terre grandi e le metto di lato, salvettina alla mano perché deve essere tutto pulito. E andiamo con Iconica. Allora, io direi di metterla in ordine cromatico come così, ma secondo me non riusciamo, quindi proviamo lo stesso. Chissà come saranno i miei video su YouTube da ora in poi senza Iconica, cioè con Iconica trasformata. Saranno un po' strani. Allora, ho alzato lui e si è praticamente rotto. Non riesco neanche a toglierlo perché ho paura che si rompa ancora di più. Ok, si è praticamente rotto. E non soltanto si è rotto, ma tutti i pezzi suoi sono andati a finire sugli altri ombretti. Ma io rimango fiduciosa e non so dove metterlo. Lo sopra, vediamo se si ricompatta. Non lo so, perché ho paura che poi se ne va in giro e mi sporca tutto. Perfetto, l'ho rotto, niente. Devo svuotarlo e tenere la parte sana se rimane qualcosa. Già il primo disastro è successo.
quindi devo andare un po' più attenta, però non sto andando forte, solo che quello lì non usciva e ho fatto un po' di pressione in più. Allora, sono agli ultimi, me ne mancano davvero pochi. E devo dire che avanzerà spazio, sicuramente. Sto anche cercando di metterli in ordine per colore, ma non ci sono riuscita e quindi poi l'ordine è diventato casuale. Però i shimmer li sto mettendo tutti insieme. Sì, l'ordine magari lo sposterò un po' di volte, però sta prendendo una bella forma e è un aspetto molto più professionale rispetto comunque a prima e a Iconica, che è veramente, la odiavo. Questo colore penso di, guardate le mie mani come sono sporche, questo colore penso di non averlo mai utilizzato in vita mia. Allora, se vi consiglio di farlo, non saprei, nel senso che è utile se siete makeup artist ed è tutto molto più professionale e ordinato, però se siete come me che odiate queste cose perché vi fa proprio male al cuore vedere i trucchi rompersi e non vi serve avere una palette componibile, non lo fate, tenetevi la vostra Iconica, se tanto truccate voi stesse e ce l'avete in casa, tenetevela sporca perché tanto non cambia nulla. E io ho finito quasi, manca ancora lui che in realtà non lo uso granché, però mettiamolo, poi tondo, non ci azzecca proprio nulla. Pulisco i contorni. Allora, ho finito. Sicuramente cambierò la disposizione un po' di volte, però il risultato è questo, molto più professionale, mi piace veramente un sacco. Quante volte ho detto professionale in questo video? Tante. Lasciate stare tutta la sporcizia del decluttering, no, del depotting, non decluttering, ce la posso fare. Ora, non guardo più altre palette perché mi meraviglio di depottarle tutte qua dentro, quindi c'è già la Vintage Vibes che mi chiama e mi dice depotta anche me, però devo resistere e mi piace veramente un sacco. Ok, avete visto il mio sclero con Iconica? Spero che vi sia stato utile, se magari siete makeup artist e anche voi Iconica si sporca un sacco e volete portarle in giro senza fare brutta figura. E spero che vi abbia fatto piacere vedere questo video. E allora, vi consiglio di depottarla appunto solo se siete makeup artist, perché è brutto da rompere i trucchi, non lo fate. E se vi piace truccarvi e non vi truccate insieme a qualcun altro, nessuno vede la vostra Iconica, potete comunque tenerla così, però effettivamente in questo modo, in questa nuova sua casa, è molto più comoda rispetto a prima, perché ha una palette in meno da portare via, perché comunque Iconica era abbastanza ingombrante e in più non è sporca e non è brutta da vedere. Io vi ringrazio se siete arrivati a questo punto del video e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!